Prima di tutto io invito tutti i miei concittadini, quando succede un fatto di una gravità del genere abbiamo tutti diritto a scendere per strada a manifestare, però facciamolo tutti nella calma, senza pace e senza danneggiamenti. Quello è il primo appello che lancio. E io penso che l'ondata di rigurgito fascista, se non è fermata in tempo, rischiamo veramente di vivere una brutta stagione. Nessuno si permetta di dire che Firenze non è una città aperta e inclusiva. Noi abbiamo condannato con grande durezza e in modo inequivocabile questo atto criminale. Allo stesso tempo diciamo che si deve manifestare in modo civile e non violento, perché siamo un paese democratico e viviamo in una città aperta, democratica e inclusiva. Grazie. No, bisogna stare tutti molto tranquilli, bisogna stare molto calmi. Faccio un appello a tutti i rappresentanti delle comunità straniere. Faccio un appello a tutta la cittadinanza. Io ti chiedo scusa, sono venuto a chiederti scusa perché quello che è accaduto è brutto. Hanno sbagliato. Io sono venuto come un responsabile e io chiedo umilmente scusa perché mi vergogno. Ma non allora, tu sai che abbiamo un rapporto da molto tempo. Lo so benissimo. Noi siamo perché si possa manifestare sempre. Sono d'accordo. In modo civile e non violento. No. Questo è il principio di tutti noi, d'accordo? È quello che ho scritto anche oggi. Bisogna tenere tranquillo questo. Guarda, ci stiamo provando, ma solo che mi dispiace che lei non è potuto venire a esprimere scusa per quello che è accaduto. Non c'è problema. Vai. Ok. Pigami!
Molise, 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 molise